Una strategia di seduzione, un tipo di seduzione che si può utilizzare è quella dell'amplificazione dei sogni, l'amplificazione dei desideri. Cosa significa questo? Che i desideri delle persone, soprattutto i desideri non espressi e non realizzati, rappresentano una sorta di operatore ipnotico, cioè la persona è affascinata, è ipnotizzata, tra virgolette, da questo desiderio che per riuscire a ottenerlo è disposta a fare delle cose anche che normalmente non farebbe e quindi è disposta ad accettare, ad esempio, a coinvolgersi in situazioni e con persone che normalmente non la coinvolgerebbero. Un esempio classico che possiamo fare, ad esempio, è l'attrice, aspirante attrice, che è ipnotizzata, è affascinata e coinvolta dal sogno di diventare un'attrice e questo sogno prende tutta la sua mente, completamente la sua mente, per cui lei è disposta, magari, che ne so, a cedere all'avance sessuale del produttore, ma non tanto perché è coinvolta dal produttore, ma semplicemente perché rappresenta un mezzo per soddisfare, per appagare questa sua esigenza. E purtroppo però quello che avviene normalmente è che se utilizza questa strada in realtà poi non otterrà assolutamente nulla, perché è probabile che invece l'obiettivo del produttore sia completamente diverso, sia quello di intrattenere una relazione sessuale, ma non gli interessa minimamente di diciamo, appoggiare questa persona per ottenere il suo obiettivo. E anzi, molte di queste persone utilizzano proprio il potenziale che il sogno ha nei confronti della persona per ottenere delle cose che altrimenti non riuscirebbero ad ottenere. Quindi per sfruttare, diciamo, tra virgolette, fini seduttivi i sogni delle persone bisogna conoscerli. Ma le persone manifestano spesso i loro sogni, li manifestano non soltanto a parole, ma li manifestano soprattutto per attraverso i comportamenti e quindi attraverso le cose che fanno fondamentalmente. Quindi un'attenta capacità di osservare di cosa una persona fa, al di là di quello che dice, ci permette di capire qual è il sogno non realizzato e quindi può essere amplificato questo sogno. Amplificato non significa soddisfarlo, ma significa dare l'idea che attraverso certi percorsi, concedendo certe cose, questo sogno potrebbe essere realizzato. E non si tratta neanche di fare molto, perché pensa a tutta la persona, perché pilotata dal suo sogno, con la quale si è identificata, sarà lei a fare, o lei o lui, a fare tutte le azioni necessarie. Si tratta semplicemente di proporsi come un possibile, come dire, bersaglio in grado di soddisfare questa sua esigenza che per lei in quel momento rappresenta ciò che è importante per la sua vita, perché molte persone pensano che se non realizzano il loro sogno, saranno falliti, avranno una vita, buttata via. E quindi diciamo che la seduzione, sfruttando il potenziale del sogno della persona, è un meccanismo molto, molto potente, perché non utilizzo il mio potenziale, ma mi aggancio semplicemente al potenziale che un sogno, un desiderio non realizzato ha all'interno di questa persona. Bene, per questo video è tutto, vi do appuntamento al prossimo, vi invito a seguirmi sul blog. http://seduzionevip.com. Ciao a tutti!